ci tenevo per l'appuntamento oggi, perché vado sempre dai principi: l'unione fa la forza. Bravo. Oggi abbiamo detto, non è una manifestazione, ma avere un confronto di capire il messaggio, la problematica, che già ne avevamo, già un confronto ci è stato fatto. Io, parlando con la signora Varica, quella che fa i fogli di ricognizione e la capitaneria, che passa una vita, a me mi rispetta, non so, è stato il mio comportamento, non lo so. E signor Greco dice, guarda, io faccio un foglio di mare, non so quanti anni ha. Allora il Ministero deve anche capire, non può fare sopra, non sentire, con queste attività che più oggi abbandoniamo la maestranza, quella nostra, la vera maestranza, e andiamo, come dice bene, con le strutture forzate. Noi vogliamo lavorare, siamo capisci, a mare ne vogliamo in terremoto. Il centro è fermato a lungo 2 metri, e dove dobbiamo andare noi? A Pesce Spada non abbiamo le barche consentite, perché abbiamo il limite di 40 miglia. Dobbiamo andare verso la Spagna per prendere qualche Pesce Spada, ma se dengue. E non ci possiamo andare perché prendiamo un verbale penale. Io ci credo, allora mi succede. Ma non perché sarà la bacchetta magica, ma quella voce, di quel grido del nostro problema, alle porte di Roma, al governo di Roma, perché noi non ci possiamo nascondere. Se i nostri pescatori non possono andare a lavorare, non possono portare il tonno, questo tonno, di dov'è? Allora noi abbiamo più una facciata, sindaco, diciamo la verità, giusto o sbaglio, signor Greco, che la tonnara, le caratteristiche antiche, però nella sostanza siamo abbandonati. Siamo andati nell'Europa, quindi la serie spagnola, ci sono tutti, e tutti cercano di avere quella fetta di mercato per cui ci hanno tolto. Noi dobbiamo chiedere che in deroga, proprio perché noi siamo uomini che lavoriamo di mare e tutto su peschereggio costiere, che c'è una flotta di circa 40 fino a 60 cioè, armamenti, sta gente lo sapere nei 2 mesi, le famiglie che mettono in terra, di che campo? O gli danno un sussidio e allora si trova questo spazio del fermo tecnico, oppure gli dicono la quantità entro i limiti territoriali di pescare di più. Allora il Ministero deve anche capire, non può fare sopra,